Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come Lei solo porta bene il velo, Luciana Littizzetto vuota il sacco una volta per tutte. Altro che Suor Cristina. Ecco le sue parole. In queste ultime settimane non si sta facendo altro che parlare di Suor Cristina, oggi solo Cristina. La donna è un'ex religiosa che ha scelto di togliere il velo e che in passato ricordiamo per la partecipazione a numerosi talent show come The Voice of Italy e Ballando con le Stelle. Da sempre, infatti, è stata attratta dal mondo della musica, nasce in provincia di Ragusa e sin da piccola nutre una forte propensione per il canto. Dopo essere entrata in convento continua a coltivare queste sue passioni ed è proprio per questo motivo che si può giustificare la sua presenza in televisione. Nel 2022 a seguito di una crisi abbandona il velo. In una recente intervista, infatti, ha dichiarato di aver avuto dei momenti molto difficili e che questo cambiamento è stato il frutto di una crescita personale molto importante. In tanti hanno commentato la sua scelta come ad esempio Luciana Littizzetto durante la diretta di Che Tempo Che Fa. Luciana Littizzetto senza freni, va a ruota libera a Che Tempo Che Fa. Con il suo modo allegro e a tratti pungente, Luciana non ha potuto fare a meno di commentare la scelta di Suor Cristina il tutto indossando un velo nero. La sua non vuole essere stata una critica ma semplicemente un pizzico di ironia perché la notizia ha fatto decisamente il giro del web in pochissimo tempo. Ma non finisce qui, perché la nota attrice comica è andata decisamente oltre presentandosi a Fabio Fazio come Suor Lucianina dell'Ordine delle Balenghe Scalze, queste le sue parole. Inutile dire quanto questa presentazione abbia mandato il conduttore su di giri e scatenato l'ilarità del pubblico a casa. Luciana ha poi concluso il suo monologo sostenendo che l'unica e sola donna a stare bene con il velo è Elena Sofia Ricci all'interno della nota fiction televisiva targata Rai Che Dio ci aiuti. Ed è proprio nella fanpage della fiction che abbiamo potuto recuperare questa foto molto simpatica e rappresentativa del momento. Effettivamente l'attrice Elena Sofia Ricci anche nei panni di suora è pur sempre una donna bellissima. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. My heart.